Ok, cominciamo. Video, oggi siamo qui in un nuovo format. Questo format, ragazzi, l'ho ideato per avere un contatto un po' più diretto con voi, perché ultimamente non riuscivo bene a parlare con voi di tanti 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 argomenti diversi, quindi ho pensato: perché non facciamo qualcosa che mi avvicina un po' di più ai miei iscritti? Questo tipo di video non ha un vero e proprio nome, diciamo che sono i vlog della domenica, perché appunto li caricherò la domenica. Ora, non so se ogni domenica oppure ogni due domeniche o così via, questo dipende da voi, perché ragazzi, più vedo che ci sono commenti che sì, appunto, cercano di immedesimarsi nel mio discorso, quindi se vedo che siete coinvolti nel mio discorso e soprattutto se vedo che ci sono tanti mi piace, quindi questo format vi piace, lo porterò anche ogni domenica. Se invece vedo che interessa ad alcuni sì e ad altri no, lo porterò magari ogni due domeniche. Comunque lo troverete la domenica sul canale. Come funziona questo format? È molto semplice. Nei commenti mi suggerirete un argomento di interesse, che può essere, per fare un esempio molto stupido, il cioccolato. Mi dite: Charlie, parlami del cioccolato. Io faccio ok, prendo il commento che mi chiede di parlare del cioccolato, ovviamente sceglierò l'argomento più interessante, in questo caso il cioccolato, e dopo aver pensato cosa ne penso del cioccolato, magari vi chiedo, scrivo su Telegram e dico: ragazzi, andate sull'ultimo post della pagina Facebook o sull'ultimo post di Instagram e ditemi cosa ne pensate di questo cioccolato. Io raccoglierò tutti i commenti più interessanti, dove ci sono le spiegazioni più interessanti riguardo il cioccolato, e poi farò un video dove prima dico la mia opinione e poi leggerò i vostri commenti, ovviamente mettendoli proprio nel video, così in questo modo capisce, c'è anche la persona, compare all'interno del video, che può fare sempre piacere, perché appunto c'è uno scambio più diretto. Quindi la cosa è molto semplice: mi dite un argomento, io penso cosa dire su questo argomento, chiedo la vostra opinione sui social e poi faccio un video dove metto tutte queste cose insieme. Il primo argomento l'ho scelto io perché ho pensato che ultimamente si sta facendo un po' di disinformazione su questa cosa. Come avrete capito dal titolo, i guadagni su YouTube. Sto leggendo ultimamente di tanta gente che si lamenta del fatto che noi YouTuber guadagniamo, perché sì, magari tu, non tutti lo sapete, però sì, noi YouTuber, non tutti, però una buona parte degli YouTuber che sta su YouTube guadagna, perché non tutti, perché in genere non tutti riescono ad attivare la monetizzazione, anche se non mi sbaglio adesso è attiva a tutti, però comunque il senso è sì, gli YouTuber in genere guadagnano con YouTube. E perché questa cosa vi pare ingiusta? Adesso vi spiego io perché non è ingiusta. YouTube è una piattaforma molto complessa e in quanto tale ha bisogno di staff, ha bisogno comunque di essere mantenuta e tante altre cose, quindi ha bisogno ovviamente di soldi, di fondi. Come fa YouTube a guadagnare questi fondi? Ovviamente non può chiedere agli utenti di donare di continuo, quindi ha bisogno della pubblicità. Con la pubblicità YouTube guadagna e la può mettere sia in home page, che l'home page non è di nessuno, quindi guadagnerà direttamente YouTube, sia la può mettere sui video degli YouTuber. Quindi da quella pubblicità messa sul video di YouTuber, YouTube ci guadagna. Ma secondo voi è giusto che ci guadagna solo YouTube se il contenuto non l'ha creato YouTube? A me non pare giusto. Quindi, intelligentemente, YouTube ha fatto sì che le pubblicità visualizzate sul video, una parte delle entrate vada a YouTube, l'altra parte ovviamente vada al creatore di contenuti che ha creato quel video. Quindi, questo è il modo in cui guadagnano i YouTuber, attraverso le pubblicità visualizzate sui video. E non è sbagliato, perché YouTube non può prendersi tutti i soldi di un altro contenuto non suo, ed è giusto quindi che una parte vada da YouTuber. Quindi questa cosa l'abbiamo chiarita, però ci sono altri punti un po' oscuri. Sento a volte le persone che si lamentano su come gli YouTuber spendano questi soldi, ma in realtà, ragazzi, non sono affari nostri di come gli YouTuber spendono i soldi. L'importante è guardare uno YouTuber che ci piace e sostenerlo. Con quella visualizzazione tu lo stai sostenendo. Ora, come utilizza quei soldi non sono affari tuoi, perché è come se tu dicessi: no, non voglio pagare quell'elettricista perché io non so come puoi spendere quei soldi. Ma che vuol dire? Lui ti ha fatto un lavoro, tu lo devi pagare, poi automaticamente i soldi vanno a lui. In questo caso è ancora più diverso, perché i soldi non ce li date voi, non siete voi con i vostri, di tasca vostra a dare i soldi a noi. È YouTube, sono i contribuenti che pagano YouTube per stare su YouTube, perché vi spiego, quelle pubblicità vengono pagate a YouTube, perché ovviamente se io sono la Pantene, ok, e voglio che YouTube faccia vedere la mia pubblicità,
Ovviamente io lo pago, non è che YouTube me lo mette gratis. Sono quelli che ci danno i soldi, tra virgolette, attraverso YouTube. Quindi non sono soldi vostri, non dovete preoccuparvi di come lo YouTuber lo spende. Può spenderlo sia in attrezzatura per i video, sia per la vita propria, ovviamente. Per esempio, io faccio entrambe le cose. Utilizzo i soldi di YouTube sia per l'attrezzatura nuova, e adesso li sto mettendo da parte per pagarmi l'università, perché ovviamente sto guadagnando, non è giusto che i miei genitori pagano tutto, visto che ho anche delle entrate mie, e me li metto da parte per poi pagarmi l'università. Ma non sono fatti vostri di come poi vengono spesi questi soldi, anche perché non sono soldi vostri. L'importante è guardare il video perché lo YouTuber vi piace. Io ovviamente in questo video non dirò quanto guadagno, perché credo che sia volgare parlare di soldi, credo che sia ancora più volgare di parlare di sesso o di queste cose qui, semplicemente perché mentre una cosa come il sesso, la sessualità può essere molto più naturale, perché è una cosa naturale che c'è dai tempi antichi, io credo che i soldi siano lo strumento più malvagio e infimo che l'uomo abbia mai creato. Quindi credo che i soldi siano 20.000 volte più volgari di parlare di un sedere o di cose così, perché veramente i soldi fanno litigare il mondo. I soldi sono alla base di tutte le guerre, sono alla base di tutte le cose più cattive che ci sono. Però sono anche la cosa più necessaria, perché purtroppo in questo mondo senza soldi moriamo di fame. Quindi preferisco non parlare delle quantità, ma più che altro delle critiche che vengono fatte a noi creatori di contenuti, che ci guadagniamo il pane alla fine, perché tanti di noi, molti di noi, ci vivono anche con quel piccolo stipendio, che poi può essere piccolo come può anche non esserlo. Questo era per rispondere alla domanda che mi fanno alcune volte, ovvero: Charlie, ma tu quanto guadagni su YouTube? Non rispondo guadagno il giusto, perché non esiste il giusto, però io non credo che nemmeno di guadagnare troppo, in questo senso, cioè guadagno e basta, guadagno quello che YouTube crede che io debba guadagnare, perché alla fine appunto YouTube a decidere, YouTube tra virgolette, perché ci sono tanti tanti settori che poi vanno a essere toccati in questo campo, che non vi sto qui a spiegare perché è una noia mortale e sinceramente non ci capisco niente nemmeno io. Qui però subentra un'altra critica, ovvero: sì, ma il vostro non è un vero lavoro, quindi non potete essere pagati. E anche qui ho da ridire, perché capisco che il nostro sia un lavoro, tra virgolette, non dico più facile, perché non è facile, fidatevi, perché stare fino alle 4 di notte a montare un video per il giorno dopo non è proprio facile, però diciamo che piacendoci, perché comunque uno YouTuber piace il lavoro che fa, perché l'ha scelto, non è stato obbligato lo YouTuber, l'ha scelto di fare, ovviamente può risultare in certi momenti più leggero, diciamo, non è proprio così, non è proprio quello che volevo dirvi, però non so usare le parole giuste, quindi piacendoci può sembrare che non sia un vero lavoro, però non è così, perché io credo che anche i cantanti, ad esempio, amino quello che fanno, si divertono ai concerti e tutto, però tu non gli vai a dire non è un vero lavoro, non puoi guadagnare sui tuoi CD, e la stessa cosa non potete dire a noi, non è un vero lavoro, non puoi guadagnare sui video che fai, perché è comunque una cosa che ho creato io. Comunque una cosa che ho fatto io, ho pensato io, ci ho lavorato su io e tutto quanto. Quindi non è corretto dire una cosa del genere, perché non è che se un lavoro ti piace automaticamente diventa un non lavoro. Ho letto tempo fa una frase che diceva: trova qualcosa che ti piace fare e non dovrai lavorare un solo giorno della tua vita. Che cosa significa? Che se ti piace quello che fai, non ti sembra di lavorare, perché appunto ti piace. Ma ciò non vuol dire che non sia un lavoro, lo è comunque, perché comunque ha bisogno di sacrificio, ha bisogno di tempo, ha bisogno di tante cose. Queste cose tutte insieme entrano appunto nella sfera del lavoro. Quindi, così come un cantante si diverte a fare i propri concerti, noi ci divertiamo a creare i nostri video, comunque si trattano dei lavori, perché c'è bisogno di impegno per entrambe le cose. E se c'è impegno, c'è anche lavoro. Quindi ragazzi, quando vi lamentate che gli YouTuber cercano in qualche modo di guadagnare o altro, non c'è bisogno, ragazzi, perché non vi stiamo togliendo soldi, non vi stiamo imbrogliando altro. Semplicemente è un modo di guadagnarsi da vivere come un altro. Noi abbiamo trovato questo modo, che è divertente e tante altre cose, però anche se è divertente è comunque tanto, tanto, tanto impegnativo, perché dobbiamo stare tanto tempo seduti al computer, dobbiamo lavorare tante ore al giorno, però ci piace farlo. E questo è l'importante, io mi diverto a farlo, l'impegno lo faccio perché mi piace poi il risultato, mi piace parlare con voi come sto facendo adesso, quindi ragazzi non litighiamo più su questa cosa, YouTuber, iscritti, tu guadagni, no, non va bene, l'importante è che a voi piacciono i video che facciamo, poi per il resto non importa, perché tanto i soldi non li rubiamo a voi.
quelli che rubano i soldi sono altri, davvero, sono i truffatori, lo schifo, non è qui su YouTube, lo schifo non è uno YouTuber che guadagna sui suoi video, lo schifo veramente è altrove. Quindi ragazzi, spero di essere stata chiara e spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, commentate con un altro argomento che vorreste vedere domenica prossima, sempre interessante, scusatemi se ero un po' seria in questo video, però ho colpito il microfono. Però comunque era un argomento serio da trattare, quindi l'ho fatto con un tono un po' più serio del solito. Magari se il prossimo argomento è divertente o cose così, lo tratterò in maniera diversa. Dipende tutto da voi e dall'argomento che mi proporrete. Ovviamente poi io vi chiederò anche le vostre opinioni da leggere nel prossimo video. In questo caso non ce n'erano perché non ve le ho chieste visto che era il primo video, ma dal prossimo in poi sarà così. Quindi ragazzi, lasciate tanti like, tanti commenti, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!